praticanti in altre regioni e ammesso come circolare nazionale, entrando nelle come dire, negli affetti, nelle cose più subdole che si possono recuperare di una persona. Non ci appartiene quella cultura. Quest'aria giacobina messa in campo non ci appartiene. Tutt'al più deve farvi preoccupare tutti quanti. Tutti. Io voglio dire alla mia avversaria di 5 Stelle che la sfido pubblicamente ad un confronto su temi economici, su temi e sullo sviluppo della nostra provincia, sui problemi. E non basterà che mi insozzano per quel modo sgarbato, violento, vigliacchesco messo in campo in queste ore per toccare uno che nella politica ha dato sempre la parte migliore. A questa gente dico, in mezzo a loro ci sono i disonesti, io ho le mani pulite e su questa base io sfido questi signori. Non mi interessa, le altre cose non mi appartengono. Per cui vorrei conoscere fisicamente il candidato di 5 Stelle di questa provincia che si sta nascondendo. Non si fa la battaglia sui social per recuperare quella percentuale vigliacchesca che viene, come dire, propinata a questo movimento 5 Stelle attraverso questo modo di fare politica. Per cui, cari amici, vi dico che noi siamo qui, siamo questi. Io, anche se non un po' grandicello di statura, parecchio, però come si ne sono trasparente, e su questa base i cittadini della provincia di Foggia mi devono valutare. Così come a fianco a me c'è uno dei migliori imprenditori della provincia di Foggia, Paolo Dell'Erba, un signore che non ha mai licenziato nessuno e che ha accompagnato la povertà di tante persone col suo contributo, come dire, con la sua pacca sulla spalla.